Si interrompe al Giuliano Tamburrini la serie di 11 vittorie consecutive del Notaresco, che comunque porta a casa un pari che equivale senza ombra di dubbio ad un risultato guadagnato che anzi può rafforzare la propria autostima. Perché l'avversario, il Montegiorgio, ha confermato di essere squadra tosta e quadrata, meritevole del terzo posto. Perché mister Vagnoni si è trovato a fare i conti ancora con l'emergenza sulla linea mediana, out Blando e Marcelli, ma anche per il fatto di aver giocato per oltre 30 minuti in 10 dopo l'espulsione rimediata da Frulla al quarto d'ora della ripresa. Eroe ed assoluto protagonista di giornata, il portiere Paolo Ginestra, autore di almeno 4 interventi straordinari che hanno permesso di mantenere la porta inviolata. Primo tempo decisamente di marca locale, con almeno 4 nitide palle gol. Al 14esimo, su iniziativa di Albanesi sulla destra, rischia il clamoroso autogol Pomante. 4 giri di lancette più tardi, il primo intervento salvifico di Ginestra, che blocca un pallonetto di Nasic lanciato verso la porta. Poco prima della mezz'ora, ecco per la prima volta il Notaresco in avanti. La girata di Sansovini su imbeccata di Frulla trova reattivo Mercorelli, con palla neutralizzata proprio sulla linea bianca. Al 32esimo ecco di nuovo il Montegiorgio, che gioca palla a terra. Marchionni si trova solo davanti a Ginestra. L'intervento del numero 1 rossoblù è miracoloso, di puro istinto e talento. Applausi. Al 36esimo Vagnoni cambia modulo passando al 5-3-2. Si rivede dopo l'infortunio Morganti in luogo di Icramellà. In chiusura di prima frazione ancora gli uomini di Baldassarre in avanti, con la conclusione dal limite di Capitano Miccioli, che non trova lo specchio della porta. Dopo l'intervallo il Notaresco torna in campo con il piglio giusto, ma al 16esimo il direttore di gara Vergaro Di Bari espelle Frulla, reo di essere entrato a contatto con un avversario. Seppur in inferiorità numerica, la squadra di Vagnoni tiene bene, impedendo sul nascere ogni tentativo offensivo del Montegiorgio, che torna a rendersi pericoloso nel finale. Nell'occasione problema muscolare per lo stesso Pomante, che viene rilevato dall'ottimo Gallo. Al 43esimo Ginestra deve ancora intervenire sull'insidioso tiro cross del neo entrato Aloisi, con i locali che si accontentano dell'angolo. E questa è l'ultima emozione del match. Il Notaresco porta a casa un punto importante, il primo pari in stagione, e prosegue la serie utile e continua a guardare tutti dall'alto del suo primo posto. Mister, un punto guadagnato sul campo di una squadra che conferma tutto il proprio valore, squadra quadrata che gioca molto bene a calcio. Sì, ma lo sapevamo, e quindi Montegiorgio merita i punti che ha, però credo che anche il Notaresco merita i punti che ha, perché ha saputo soffrire a dispetto di una squadra che oggi aveva tanto, e quindi ci portiamo a casa questo punto, diamo continuità ai risultati. Eravamo di qui con il solito discorso di cercare di vincere la partita, perché la mentalità deve essere sempre quella, però abbiamo incontrato un ottimo avversario a cui faccio i complimenti, e quindi bene, è un campionato difficile, noi abbiamo già degli infortunati che ci portiamo dietro da diverso tempo, e oggi ancora di più ci ha messo a nudo che dobbiamo fare qualcosa in termini di acquisti, magari soprattutto a metà campo, perché siamo risicati. Abbiamo finito la partita con Cancelli a 2 addirittura come mediano insieme a Mele, e quindi dobbiamo fare qualcosa, comunque la società lo sa. E ci prendiamo questo punto perché la squadra l'ha voluto veramente, e faccio di nuovo ancora complimenti a Montegiorgio. Al termine di questa partita è più il rammarico di non aver segnato il primo tempo o di aver interrotto la serie di 11 vittorie della prima della classe? Non c'è rammarico, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, sinceramente. Se avevamo segnato il primo tempo e la partita fosse finita 1-0, penso che non si sarebbe detto niente. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo contro una squadra che veniva da 11 risultati e 11 vittorie, e quindi abbiamo dimostrato soprattutto a noi stessi di potercela giocare con quelle davanti a noi, e merito ai ragazzi che stanno lavorando tantissimo, quindi va bene così. Notaresco, che impressione le ha fatto? Ma non lo so, guarda, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo sono rimasti in 10, è difficile dare una valutazione, sapevamo quello che facevano, e sapevamo delle difficoltà che ci avrebbero messo Sansovini, che si toglieva dalla linea degli attaccanti per venire a prendere dietro, però penso che abbia fatto poco anche lui, ma non per merito nostro,
E niente, poi alla fine questo 0-0 dai, ci accontenta perché, ripeto, ci fa sperare di potersela giocare con tutti.